Ciao, ciao, vegan e bentornati sul canale. Dunque, oggi è martedì 2 luglio e sabato 6 andrò con mamma Rita e zia Bianca al rifugio Miletta. Per me sarà la seconda volta, per loro sarà la prima volta. Io e mia zia già sappiamo, invece a mamma Rita non gliel'abbiamo detto, quindi le sto organizzando una sorpresa. E quindi stavo pensando praticamente che ogni giorno potrei scriverle un indizio sopra un foglio per farle capire dov'è che andremo, perché non le volevo dire guarda che prima mamma ci tiene tantissimo, è una vita come dice che vuole andare al Miletta, e quindi non voglio soltanto dirle sabato andiamo al Miletta perché non è proprio il mio stile. Quindi e allora devo cercare di farle capire che sabato quindi avrà un impegno, di non prendersi impegni. Allora vediamo. Allora, il 7 luglio è il Tanabata Matsuri, che è una festività giapponese che io e mia mamma e anche mio fratello abbiamo nel cuore, perché in tutti gli anime che abbiamo sempre guardato insieme o comunque da soli nel corso degli anni, il 7 luglio si festeggia sempre nei manga e negli anime questa festa, perché è una festa molto sentita in Giappone, in cui ve la faccio molto breve, comunque magari sotto vi metto la pagina di Wikipedia, perché è comunque una storia molto bella. Praticamente si esprimono dei desideri nella notte del 7 luglio e si ha un anno per vederli esauditi nella propria vita. E quindi noi ogni anno ci scriviamo di solito sopra i nostri biglietti, loro li mettono fuori casa con dei cartoncini colorati, eccetera. Noi magari la facciamo un po' più grezza, però lo facciamo tutti gli anni. E quindi potrei dire, allora, il Tanabata Matsuri... il Tanabata Matsuri sta per arrivare... Ma noi prima dobbiamo festeggiare. Allora, perché forse potrei dire qualcosa della febbre del sabato sera. E la febbre di Manero, tu ricordi, io spero, quel giorno in settimana dagli impegni stai lontana. Allora, adesso le mando una foto, vediamo cosa mi risponde. Allora, inizio numero 1, il Tanabata Matsuri sta per arrivare, ma noi prima dobbiamo festeggiare. La febbre di Manero, tu ricordi, io spero, quel giorno in settimana dagli impegni stai lontana. Ok, io lo mando. Ok, sono passate 34 ore perché mia mamma adesso mi ha scritto, ma a chi è diretto questo messaggio? L'ho letto prima e pensavo fosse su Instagram. Aspetta, non ho dato un audio. Famiglia con... Adesso ti chiamo. Adesso ti chiamo. Allora le scrivo. Ma quello per oggi è l'unico indizio. Sarà difficile. No, per me non è vero, non sarà difficile stare zitta perché io ci tengo troppo a fare le sorprese. C'ho troppo timore per mia zia. Infatti gli ho scritto praticamente delle minacce anche in lingue che non conosco, anche in turco le ho scritto. Quindi sabato. Mo' indovina subito. Al Miletta. Ok, sure. Ma allora sto per andare a dormire. Ho lasciato il secondo indizio oggi a mamma Rita sul letto, quindi l'ha visto adesso e mi ha scritto su WhatsApp. Allora non ho avuto il tempo fisico di farvi vedere mentre lo scrivevo, comunque vi metto qua la foto del foglietto. Allora mi ha scritto allora perché io gli ho scritto indizio numero 2, pranzo al sacco tu farai e in mattinata partirai, un outfit comodo è richiesto ed ora tutti a letto, presto. Indizio numero 2 coi cuori, ma cos'è? Domani mi racconti, buonanotte. Non credo, noi ci vediamo domani, ciao. Allora siamo arrivati all'indizio numero 3, non so veramente più cosa inventarmi, ci avrò messo mezz'ora a scrivere queste tre righe sputate. Allora, il mistero si infittisce, il viaggio lungo non sarà, ma una pastiglia servirà, perché mamma Rita patisce un sacco la macchina, quindi quando si fa un viaggio lungo anche soltanto di un'ora si prende sempre qualcosa per il mal d'auto, e la Rita proverà una gran felicità. Adesso le mando la foto, adesso io non le dico niente ovviamente, faccio, vediamo se trovo una gif... Anzi, no, non le dico niente, proprio devo ignorarla. Ok, ci vediamo domani col quarto indizio. Ciao! Allora, ho deciso di fare come indizio di oggi il nome di qualche animale, magari tre animali del rifugio. Allora, metto Margherita, che tra l'altro credo che sia... L'avevo anche conosciuta, mi sembra, lei, quando ero andata io al Miletta. Allora, indizio numero 4. Margherita, che secondo me subito pensa alla canzone di Cocciante, che piace sia a me che a lei, quindi già la depisto sicuramente.
Allora, Margherita. Ah, Susi posso mettere, che è quella cinghialina. Margherita, Susi ed Elfa, forse potrei mettere il nome di quella mucca. Perché forse devo mettere, non so se mettere delle cose più particolari. Tanto non capirà comunque una mazza. Mettiamo ed Elfa, va. Ok, allora glielo mando. Perché poi comunque i fogli glieli voglio dare tutti, per questo li scrivo e non glieli mando soltanto sul telefono. Col telefono. Allora, glielo mando, eh. Dai, leggilo, madre! Ale! Oh, ecco! Le faccine perplesse. Speriamo che googlandolo verrà qualcosa. Margherita, Susi ed Elfa. Aspettate, adesso c'ho il panico, magari viene subito. Venite a trovare Margherita, Susi ed Elfa, rifugio Mileta, mi sono fregata, perché lei, se la conosco sicuro, lo mette subito su Google. Margherita, Susi ed Elfa. Oh, ti prego, fa che non abbia fatto una cavolata? No. Viene programmi TV, Padre Brown, Claudio Lippi e Giochi Olimpici. Vai! Perché lei pensa di fregarmi, dice, adesso mi cerco tutto su Google come ho fatto con la febbre del sabato sera. No, mia cara. Ragazzi, allora la situazione è precipitata perché ho detto, vediamo un attimo se mia mamma ha capito vagamente qualcosa, no? Allora le ho detto, cosa ne pensi di sti... perché non abbiamo parlato, no? Cosa ne pensi di questi indizi? E mi fa, ma fondamentalmente non ho capito niente. No, no, perché tutto è iniziato che lei mi fa, allora domani mattina me ne vado al mare, e noi domani mattina dobbiamo partire verso le 10 da qua, dalla Liguria, no? Mi ha detto, come vai al mare? E lei ci va all'alba, verso le 6, 6 e mezza del mattino, no? Però ho detto, metti che poi magari si vuole fare una passeggiata, va a fare la spesa. Ho detto, come? Ma la febbre di Manero, ma non ti... Ho detto, come vai a fare la passeggiata? Fa, sì, vado al mare, poi faccio la passeggiata. Ho detto, ma... quegli indizi che hai visto? Mi fa, eh sì, sabato. Ma non è che ho capito niente, no? Ho detto, vabbè. Stava venendo una tachicardia che non vi dico. Fa, ma no, perché io gli ho detto, ah, cosa pensi dell'indizio di oggi, no? Allora mi fa, ma allora Margherita, mi è venuta in mente la pizza Margherita, non ha capito niente. Il secondo era Susi, mi fa, Susi, allora Susi, ha fatto anche la faccia di chi ci ha pensato. Allora Susi mi sembra che fosse una presentatrice del TG1. Esattamente, andiamo a visitare gli studi della Rai. Fa, e poi Edelfa non so neanche se sia una parola vera, se te la sei inventata tu, no, una cosa del genere. E ho detto, ok, quindi non ha capito niente. Tu me li hai letti o no? Fa, no, no, li ho letti, ma scusa, ma quindi la pastiglia, ma dobbiamo andare da qualche parte? No, sabato no, non si può restare a casa, no? Ma me l'ha detto proprio triste, cioè come per dire, non voglio andare in macchina a fare un viaggio da qualche parte, io voglio restarmene a casa, no? Il cuore mi è diventato così, ma non mi sono messa a piangere, ma ve lo giuro, mi è venuto, cioè, mi si è spezzato il cuore, mi veniva da piangere dalla tristezza di quel momento, perché pensavo cioè, non so, mi dicesse, che bello, andremo da qualche parte, invece mi fa, no, ma io volevo stare, pensavo in giardino, a leggerci un libro insieme, io e te. E ho detto, ma scusa, ma pranzo al sacco per il giardino, facciamo 8 gradini per essere in giardino. No, no. Non lo so, non lo so, quindi devo prendermi la pastiglia per la nausea. Ho detto, preparati qualcosa questa sera, ti prepari il bento con il tuo pranzo, ok? E ti vesti comoda. Ma dov'è che andiamo? E tu, guarda, adesso ti butto fuori dalla finestra, se non la smetti di chiedere. Tu basta, e adesso è andata via. E adesso io devo chiamare mia zia per cercare di capire cosa dobbiamo fare. Allora, Zizi, la mamma è andata via. Praticamente non aveva capito niente e mi fa, ma non dovremmo mica andare via con la macchina, spero. Sai come se le avessi detto ti porto in miniera a Ferragosto, no? Mi è venuto il cuore di vetro, mi si è infranto in mille pezzi e ho detto, ma nell'indizio ti ho scritto la Rita, grande gioia, lei, grande gioia, proverà. Ciao. Mamma Rita, hai indovinato. Miseria, no? Via mi fa, ma è tutto il pomeriggio che ci penso, che adesso è sera, tutto il pomeriggio che ci penso, ho detto, cos'è che hai pensato? Mi fa, ma viene anche la zia, ho detto, lasciami stare, mamma, basta, fa, è il Miletta. Cosa le dicevo di no? E quindi niente, ha già indovinato.
E tra l'altro tutto questo l'unica cosa che mi ha chiesto è: ma quindi cosa vuol dire Edelfa? È una mucca che c'è lì. Ecco mamma Rita, vuoi dire che hai indovinato? Non ti vergogni? No. Sono felice, sì. Vai, mamma! Io non so cosa ho sbagliato. Sai quant'è che è l'ho preparato? Il mio sogno. Lo so. E io per questo ho fatto il video apposta su sta cosa. Perché che speravo di farti una sorpresa. Ti odio. Non l'hai fatta. No, dovevi capirlo. Cioè, saperlo domani. Che bello, sono contenta. Le ho già dato anche l'ultimo indizio. Sono felice. Vabbè, allora ci vediamo domani mattina. Ok. Ciao. Buongiorno madre. Buongiorno. Sei pronta per partire? Sì, prontissima. Non vedo l'ora. Allora, facciamo finta che non sai ancora niente. Chiedimi l'ultimo indizio. Allora, l'ultimo indizio qual è? Ecco qui, mamma. Allora, siamo pronti per la partenza. La pastiglia hai preso dalla credenza. Ieri mi fa dalla demenza. Non si legge bene. I gatti sono stati avvisati. In serata torneremo e saranno coccolati. Qual è dunque il tuo destino? Il pranzo al sacco è nel cestino? Io ti voglio ricordare che tanto c'è da fotografare. Cos'è dunque che ti aspetta? Ah sì, il miletto! Ciao Zizi! Buongiorno tesoro! Sei pronta per andare a Miletta? Sono un po' emozionata! Giusto qualche quintale! Ciao amore! Andiamo madre! Ciao ciurma, noi siamo tornate a casa, ci siamo fatte una bella doccia, ci siamo pulite. Beh, mamma Torita non si è fatta la doccia veramente. Ciao Pippi, com'è stato mamma? Sei stata felice di questa sorpresa? Felice, veramente felice, è stata un'esperienza splendida. Veramente? Veramente bellissima. Cosa ti è piaciuto di più? Tutti gli animali, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. Francesco che ci ha accompagnato, che ci ha raccontato tutto con la sua gentilezza, Alessandra, che è speciale veramente, quando allattava quei piccolini, che bella. Sì. Veramente vi consigliamo a tutti di andare al Miletta, sì. Vero mamma? Sì, sì. Noi ci abbiamo messo 3 ore ad andare, 3 ore a tornare, tra l'altro grazie al nostro amico Andrea che ci ha accompagnato, vero certo, mamma? Certo, che ha guidato benissimo. Esatto, ti vogliamo troppo bene Andy, e ci abbiamo messo 3 ore ad andare, 3 ore al ritorno, ma veramente ne valsa la pena, vero? Sì, è verissimo. Perché è proprio un'esperienza speciale, quindi anche se non siete magari vicino a Novara, andateci, perché hanno bisogno veramente di aiuto e di sostegno, e soprattutto lo meritano, perché fanno un lavoro incredibile. Sì, cioè queste persone veramente vivono per questi animali. Tutto quello che loro fanno durante la giornata lo fanno per permettere a questi animali di vivere. Certo. Se no sarebbero morti a quest'ora. Uccisi. Esatto.
quindi da dargli da mangiare, pulire, le cure, e lo fanno tutto gratuitamente, senza avere nessun tornaconto, veramente perché amano gli animali. E quindi bisogna veramente aiutarli, davvero. Certo. Basterebbe anche solo per dire, se ognuno di noi desse un contributo mensile fisso, anche no? Di poco, no? Anche di poco, sì, 5 perché, euro, sì. Cosa sono 5 euro in un mese? Certo, sono sì, niente. Sì. 5 caffè, no? Sì, veramente, sì. Perché è un aiuto che comunque per loro fa tanto, perché insomma se lo fanno in tanti, no? Madonna mia, con tutte le spese che avranno. Veramente. Noi comunque vi lasciamo qua sotto il sito del rifugio, così lo potete guardare se per caso non lo conoscete. Le visite, insomma, per fare la visita bisogna sempre prenotare, no mamma? Sì. Quindi prenotate scrivendo loro, facendo presente che vorreste andare a trovarci. Sono delle date fisse in cui si può andare e ve lo consigliamo di cuore, perché è un posto speciale che sicuramente vi farà tanto bene, sì, al cuore. È stata una sorpresa bellissima. Sono grazie. Felice mamma. Ah, grazie. E anche zia Bianca, che adesso vabbè ovviamente a casa sua, si è divertita tantissimo, è stata felicissima. Assolutamente, vero? Assolutamente sì. È stata spinta da un asino. Erano fortissime, correvano, boom. Poverina, mi ha vista crollare contro il volontario. Però si è divertita tantissimo anche lei. Sì, è stata bellissima. Proprio felice, infatti ti vogliamo troppo bene, Zizi. È vero. Veramente, siamo proprio felicissime e non vediamo l'ora di tornarci, vero sì, mamma? Assolutamente. E quindi ci torneremo. Sì, 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 sì. Grazie di tutto, mamma. Veramente, è stata una giornata bellissima. Allora, noi andiamo a dormire e... Sì, sì, Gattillo, sì. Oh, proprio leggermente invadente come tipologia di animale. Grazie mille per aver seguito il video, noi speriamo che vi sia piaciuto e vi siate divertiti. Vi mandiamo un bacio grandissimo, con affetto. Ora e per sempre vegan, viva il rifugio Miletta. Viva il rifugio Miletta. Vi vogliamo bene. Ciao Alessandra. Ciao, 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 ciao. Francesco.